soltanto la sua amante, lei non c'entra. Quanti scrupoli. Di loro che non ci sto. Il lavoro va fatto entro giovedì, Nick. E ricordati che va fatto a Boston, dove vive lui. Ci vediamo sabato a Londra, nel solito pub, per festeggiare. Ultima chiamata per il volo 162 verticale. Signor Toomey! Grazie al cielo l'ho trovata. Ho controllato quelle obbligazioni estere che ha comprato e ho scoperto che non ha guadagnato 43 milioni di dollari, ma li ha persi. Lo sapevo. Lo sapeva? Certo, sono il capo dell'ufficio titoli. La chiamo da Boston. Signor Toomey, non può andare a Boston. Mi perdoni. Questa transazione è stata autorizzata da lei personalmente. Il consiglio d'amministrazione la sbranerà. Lo so, per questo devo andare. Le consiglio di non agitarsi, finirà tutto bene. Anzi, finirà magnificamente. Dinah? C'è qualcosa di strano nel cervello di quell'uomo. Oh, non ricominciare. Neanche dopo averti dato un passaggio all'aeroporto vuoi dirmi perché vai a Boston? Smettila di insistere, Doris, tanto non te lo dico. Sì, però scusa, non è da te partire così all'improvviso per una città che non conosci senza dire alla tua migliore amica perché... Volo AB29 per Boston. Oh, hanno annunciato il mio volo, devo andare. Va tutto bene. Buon viaggio. Ma sei carino, ti racconto... Oh, scusi. Scusi lei. Arrivo immediato, uscita 51. Ciao allora. Buon viaggio. La pressurizzazione era calata paurosamente. Deve esserci una falla. Non ti preoccupare, ho già avvertito la manutenzione. Oh, non mi devo preoccupare. Lo sai che cosa abbiamo rischiato, sì? Di trasformarci in marmellata umana. Oh, accidenti. Come mi sono stancato di questo mestiere. Comandante Engel. Sì, ma non so che dirle riguardo al guasto nella pressurizzazione. Non si tratta di questo, comandante. Dovrei parlarne in privato, se permette. Perché? Cosa c'è? Venga, la prego. Allora, cos'è successo? Si tratta di sua moglie. Mia moglie? Ah. Oh. La mia ex moglie. Siamo divorziati. Che deve dirmi? C'è stato un incidente. Forse è meglio che venga nel mio ufficio. Come sta Annie? È ferita. È molto grave. È morta? Sì. Purtroppo sì. Un incendio nel suo appartamento. Si sente bene, comandante? Sì. Non si preoccupi, sì. C'è un volo in partenza per Boston adesso. Se vuole può rientrare con quello. Forse è meglio. Attenzione, prego. Imbarco immediato per il volo American Pride 29 per Boston. Ah, il volo sembra pieno. Sì, infatti. Com'è il tempo? Nuvole a 6.000 metri dalle grandi pianure in poi fino a Boston. Oh, ci hanno segnalato di aver visto un'aurora boreale sul deserto del Mojave. L'aurora boreale? Sulla California in questo periodo? Che vuole, il tempo è stato così strano quest'anno. Ho chiesto un posto vicino al finestrino e me l'hanno dato. Sì, certo, ma... È scritto qui, lo vede? Quindi voglio un finestrino. Parli con l'addetto all'imbarco. No, ci parli lei con l'addetto all'imbarco. Io sto parlando con lei. Se avete combinato dei pasticci... Ce n'è sempre uno su ogni volo, eh? Oh, sempre. Ricordiamo ai signori passeggeri che sui voli nazionali è vietato fumare anche dopo il decollo. Ricordiamo inoltre che il bagagliaio a mano va sistemato negli appositi vani o sotto il sedile anteriore. Durante il decollo, grazie, mantenete allacciate le cinture di sicurezza e tenete lo schienale in posizione verticale. Bene. La saluto, comandante. Faccia buon viaggio. E le mie condoglianze.
Grazie. Permesso? Scusate. Roger, American Pride 29. Decollo per Boston autorizzato. Durante la nostra rotta sorvoleremo le montagne rocciose e Denver. Passeremo sul Colorado e sulla città di St. Louis per proseguire poi in direzione di Boston. Signori, vi auguro un buon viaggio e un tranquillo riposo. E grazie per aver scelto American Pride. Zia Vicky, posso avere dell'acqua, per favore? Zia Vicky? Zia Vicky? Può aiutarmi, per favore? Scusate, ma mia zia non c'è e io sono cieca. Vi prego, non c'è più nessuno qui. C'è qualcuno. Dio, ti prego, fa che ci sia qualcuno. Che non mi abbiano lasciata sola. Che cosa c'è? Sta calma, sta calma. Che succede? Dove sono tutti gli altri? Qui non c'è più nessuno! Come sarebbe non c'è più nessuno? Sono tutti al... Cos'è successo? Siamo atterrati mentre dormivo e gli altri sono scesi. Dov'è mia zia? Voglio mia zia, vi prego, voglio mia zia! Ose, non ti preoccupare. Come ti chiami? Dinah. Non trovo più mia zia, sono cieca e non posso cercarla. Mi sono svegliata e il posto era vuoto. Abbiamo dei guai con l'aereo, capo. Gli altri dove sono finiti? Che succede? Siamo già arrivati a Boston. Voglio subito mia zia. Zia Vicky! Zia Vicky! Ehi! Ehi! Zia Vicky! Ma che diavolo succede? Perché non tappate la bocca a questa mocciosa? Non sei sola, ci sono altre persone. Le senti, vero? Sì, le sento. Ma dov'è la zia Vicky? E chi è stato ucciso? Ucciso? Hanno ucciso qualcuno? C'è stato un dirottamento? Non è stato ucciso nessuno. Ho trovato i capelli. Era lo scalpo di una donna. Uno, due, tre, quattro... Siamo 10. Compreso lei e quello che sta dormendo in prima classe. Dov'è l'equipaggio? Lei ne sa niente? No, ma ora stavo andando a vedere. Gliela posso affidare? Sì, certo. Ma che cosa succede? Adesso va a vedere, poi ci dirà. Scusate, potete aprire? Aprite! Cosa è successo, secondo voi? L'aereo è atterrato e hanno fatto scendere gli altri passeggeri? Non ne ho idea, io dormivo. Lei è un insegnante, vero? Sì, tesoro, sono maestra elementare. Come l'hai indovinato? Dal tono della voce. La mia insegnante alla scuola per ciechi parla come lei.
Se volete scusarmi, io vado a raggiungere il nostro amico. Io voglio sapere, e lo voglio sapere immediatamente, che diavolo è successo a questo maledetto aereo. Beh, saremo felici di saperlo anche noi. Prima hai detto che hai toccato i capelli di qualcuno. Ti puoi spiegare meglio? Erano lì, su una poltrona. Una massa di capelli. Questa è solo una parrucca. Tu credevi che avessero scotennato qualcuno? Cosa si vede? Niente, solo montagne immerse nel buio. Aprite! Ehi, voi, là dentro! Cosa c'è? È scomparso anche il pilota dell'aereo? Non lo so, sembra di sì. Non risponde nessuno e la porta è chiusa dal di dentro. Era quello che temevo. Scusi se l'ho spaventata, Nick Hopewell. Prego solo il Dio che il berretto da pilota che ho visto su una poltrona in prima classe appartenga a lei. Sì, sono il comandante Engel. Ma date le circostanze, chiamami Brian. Ti chiamerò nostro salvatore se troviamo quello che temo dietro quella porta. Bene. Intanto cerchiamo di aprirla. Dunque, vediamo un po'. Come fa una persona a sparire lasciando sul posto la sua parrucca? È un bel mistero, che ne dici? Anche una protesi dentaria. È quello che immaginavo. Ma che cosa è successo? Ehi voi, scusate! Venite fuori da là dietro, per favore. Salve. Sì. Vorrei sapere che cosa intendete fare. Adesso? Vogliamo aprire la cabina di pilotaggio. Sembra che insieme agli altri sia sparito anche il pilota. Ma comunque siamo fortunati. Si dà il caso che il nostro amico qui sia un pilota. Lei lavora per l'American Pride, amico? Esattamente. Ma è quello che è importante adesso. No, glielo dico io, aspetti, sì. Glielo dice il sottoscritto cos'è importante. E sa cos'è importante? Io ho una riunione a Boston al Prudential Center questa mattina alle 9. Mi spiego, amico, alle 9 precise. Ecco che cos'è importante. Ho prenotato un posto su questo apparecchio in tutta buona fede e non ho la benché minima intenzione di arrivare tardi all'appuntamento. No, aspetta. Fermo. Ora voglio sapere tre cose. Numero uno, chi ha autorizzato quest'aereo a fare uno scalo non previsto mentre io dormivo? Numero due, dove è stato effettuato lo scalo? E numero tre, perché? Perché è stato effettuato lo scalo? Hai presente il dottor Spock di Star Trek? Che diavolo c'entra il dottor Spock? C'entra, perché se non chiudi quella bocca, idiota, ti faccio stare zitto io con la sua famosa presa vulcaniana. Non si permetta di parlarmi così, lo sa chi sono io? Certo che lo so. Un pallone gonfiato che nasconde la paura dietro l'aggressività. Ah, niente di male, ma mi sei d'impiccio. Sentarei... Che fai, Nick? L'ha preso per il naso. Te lo spezzo. È questione di un attimo, credimi. Ti ho detto che te lo spezzo, lo hai capito o no? Se hai capito, fammi un cenno. Sta a sentire. Adesso non ho tempo di discutere dei tuoi appuntamenti di lavoro. Ti faccio riaccompagnare al tuo posto da quel signore con la maglietta a strisce. Don Gaffney. Il signor Gaffney sarà il tuo angelo custode. Quando arriverai di là, ti siederai buono al tuo posto.
Ti allaccerai per bene la cintura di sicurezza e terrai la bocca chiusa, hai capito? Adesso sbruffone. Oh, per favore, se hai capito, alza la mano in segno di intesa. Ecco, bravo. Tra un attimo allenterò la presa e ti lascerò andare. Ma a quel punto, se tenterai solo di dire una parola o di fare un fiato, ti assicuro che proverai a tue spese cosa significa veramente la parola dolore. Io non ci proverei. Quello non scherza. Le consiglio di venire con me. Non finisce qui. Ma ancora non le basta. Venga. Su, venga. Coraggio. Si muove. Cerchiamo di fare qualcosa per quel naso. Bene, adesso vediamo se riusciamo ad aprire quella porta. Ma è pazzesco. L'aereo viaggia senza pilota. Deve essere successo tutto all'improvviso. Guardala. E anche qui. Se volete orologi, venite a sceglierli. Ce ne sono a quintali sparsi dovunque. Ah, davvero? Orologi, gioielli, occhiali. Perfino borse, ma la cosa più strana è che c'è anche roba che stava all'interno del corpo delle persone. Protesi dentarie, pacemaker. Sapete, anch'io sono dell'opinione del nostro amico squilibrato, quello a cui ho storto il naso. Che l'aereo per qualche motivo abbia fatto uno scalo e che gli altri passeggeri e l'equipaggio siano sbarcati e... No, non può aver fatto scalo anche se dormivamo. Un aereo può volare in automatico, ma ci vuole il pilota per atterrare e decollare. Dove sono spariti tutti quanti? Non lo so. Ma lo appureremo subito. Passami quel foglio, per favore. L'altitudine è giusta. 37.000 piedi. La rotta è giusta. Che vuoi fare? Voglio individuare qual è l'aeroporto più vicino. Denver Central, qui è American Pride, volo 29. Mi sentite? Passo. Denver Central, rispondete, prego. Qui è American Pride, volo 29, abbiamo dei problemi. Problemi gravi. Che succede? Non si sente niente. Niente di niente. Mayday, mayday, qui American Pride, volo 29. Richiedo aiuto immediato. Rispondete, prego. Unico, qui è American Pride, volo 29. Richiedo immediato contatto radio. Passo. Denver, rispondete. Rispondete, prego. Qui AP, volo 29, rispondete, maledizione. Calmati. Non si sente abbaiare un cane. Che succede? È scoppiata una guerra nucleare. Non si sente abbaiare un cane? Che vuol dire? Scusa. Parlo della torre d'emergenza di Denver. Parlo del canale d'emergenza dell'aviazione civile. Parlo dello Unicom che dà le direttive per l'atterraggio agli aerei privati. Questa è una banda media a onde corte. Dovrebbe essere intasata come un'autostrada nelle ore di punta. Ma anche qui silenzio assoluto. Non riesco neanche a captare il radiofaro di Denver. Che significa? Che siamo senza radio. Che non ricevo il segnale del radiofaro di Denver. E invece il quadro dice che funziona tutto alla perfezione.
Ma è chiaro che non è affatto così. Figliolo, andresti a dare un'occhiata fuori dal finestrino, a sinistra. Guarda e dimmi che cosa vedi. Per il computer dovremmo essere a 50 miglia a sud di Denver. Allora? Non si vede niente fuori. Neanche una luce. A Denver ci sarà un blackout. Può darsi. Oppure è stata distrutta. Tornate ai vostri posti, abbiamo bisogno di un po' di silenzio. Non abbiamo fatto un fiato. Coraggio, ragazzi. Andiamo a sederci ai nostri posti. Il comandante qui ha parecchio da fare. Ora che fai? Uso i canali dell'aviazione militare. È impossibile che il comando strategico non sia in ascolto. Com'è la situazione? Il comandante, insieme a quell'inglese, sta cercando di contattare un aeroporto via radio. E direi che a questo punto forse sarebbe il caso che ci presentassimo. Io sono Bob Jenkins, scrittore di romanzi gialli. Io ne ho scritti più di 40, ma nessuno più giallo di questo. Il mio nome è Laurel Stevenson e lavoro come insegnante nella San Fernando Valley. E questa è la mia prima vacanza negli ultimi 8 anni. Cosa c'è, Dinah? Io mi chiamo Dinah Bellman e vado a Boston per essere operata agli occhi. E così riacquisterò la vista. Spero di poterla riacquistare. Al 70% dovrei riacquistarla parzialmente e al 40% totalmente. Albert Kausner. Vado alla Berklee School of Music. Suono il violino. Sono Bethany Sims e dovevo passare qualche giorno da mia zia a Worcester, Massachusetts, ma adesso... E lei come si chiama? E lei invece come si chiama? Don Gaffney. E cosa fa? Sono operaio specializzato della Hughes Aircraft. Sto andando a Boston a conoscere la mia prima nipotina. Bene. Ora che ci conosciamo, possiamo passare alla domanda da $1,000,000. Dove sono spariti i passeggeri e l'equipaggio? E perché noi siamo ancora qui, invece? Controllo strategico, qui American Pride, volo 29. Mi ricevete? Passo. Non risponde nessuno. Siamo soli quassù. Completamente. Totalmente. Abbandonati. Ehi, ascoltami bene, amico. Non vorremmo farci prendere dal panico, vero? Ci sono 10 persone su questo aereo e il tuo compito è quello di sempre, riportarli a terra sani e salvi. Non devi ricordarmi tu qual è il mio dovere. Forse era necessario. Vedo che stai molto meglio adesso. Che mestiere fai? Non dirmi il contabile. Attaché all'ambasciata inglese, vecchio mio. Raccontane un'altra. Beh, così è scritto sui documenti. Una definizione più esatta sarebbe meccanico di sua maestà. Intervengo quando una cosa non funziona. Come poco fa con te. Io funziono perfettamente. Tanto meglio.
Che hai intenzione di fare? Sei in grado di pilotare senza appoggi da terra e evitare collisioni con altri aerei? Mi basta la strumentazione di bordo per pilotare. In quanto agli altri aerei, questo aggeggio dice che non ci sono altri aerei. Beh, una preoccupazione in meno, visto che intorno a noi non c'è nessuno. Allora proseguiamo per Boston. Logan, all'alba. Uno degli aeroporti più trafficati al mondo e senza sapere cosa succede a terra, no, non se ne parla. No, andiamo a Bangor, nel Maine. Anzi, bisognerà informare i passeggeri. I pochi che restano, almeno. Sareste così gentili da spiegarmi che fine ha fatto tutto il personale di bordo? Ho fatto una bella dormitina e adesso vorrei mangiare qualcosa. È veramente inspiegabile. Dove saranno andati? Non ne ho idea, ma potrebbe darsi... Signore e signori, qui è il comandante. Comandante dei miei stivali. Chiuda il becco. Come sapete, ci troviamo in una situazione difficile. Non riusciamo a stabilire contatti radio con la Terra e più o meno 5 minuti fa avremmo dovuto vedere chiaramente dall'aereo le luci di Denver. Invece... Niente. Queste erano le brutte notizie, ora quelle buone. L'aereo non ha subito danni di sorta. Abbiamo sufficiente carburante. E io sono abilitato a pilotare questo tipo di aereo. L'ultima cosa di cui voglio informarvi è che siamo diretti a Bangor, nel Maine. Cosa? La strumentazione per l'atterraggio funziona perfettamente, ma non posso dire lo stesso... Per i radiofari di navigazione, purtroppo. Date le circostanze, l'aeroporto di Bangor... È lo scalo più sicuro. Io ho un'importante riunione d'affari a Boston domattina alle 9! E le proibisco di portarmi in uno schifosissimo buco sperduto nel Maine! Mi ha sentito? Le dispiacerebbe calmarsi? Spaventa questa ragazzina. Spavento quella ragazzina? Spavento quella ragazzina? Noi stiamo per finire in un pidocchioso aeroporto sprofondato nel nulla! E tutto quello che sa fare è preoccuparsi che spavento la ragazzina? Se non si siede subito e non fa silenzio, le gonfio il muso! Non ce la faresti mai da solo, fratello! Gli do una mano io. Sono pronto a mollarle un pugno in faccia se non la pianta. Oh, me la faccio sotto dalla paura. E mi ci metto anch'io se vuole. Guardi che non scherzo. D'accordo, va bene. Tutti contro di me? Va bene. Va bene. Non deve portarci all'esasperazione. Cerchi di stare tranquillo, di controllarsi. Qualcuno sa far funzionare lo scaldavivande? Domanda retorica. Quel signore si è fatto prendere dal panico. È più calmo adesso. Lui ci vede tutti come dei mostri, Laurel. No. Sono sicura che non è così. Che cosa te lo fa pensare? Io riesco ad ascoltare a volte i pensieri della gente. Da quando ero piccola. Ma un attimo fa, per la prima volta, ho visto quello che vedeva lui.
Era opaco, confuso, ma ti giuro che l'ho visto. Tesoro, forse è solamente una tua immaginazione. Me lo diceva sempre anche mia zia, ma non è così. Perché adesso non cerchi di dormire? Dopo ti sentirai meglio. Non credo proprio. E poi ho dormito tutto il tempo e adesso non ho più sonno. Si vede niente? Lo immaginavo. Posso farti una domanda? Per caso hai sentito quello che ha detto la ragazzina poco fa? No. Lei ha detto alla signorina Stevenson che non sarebbe riuscita a dormire perché aveva dormito tutto il tempo. E del resto anch'io ho dormito tutto il tempo. E tu, figliolo, che hai fatto? Come sarebbe che ho fatto? Voglio dire, hai dormito anche tu, no? Ma certo. Sì, ecco. Dormivamo tutti, infatti. Tutti quanti. Beh, è probabile. Molto più che probabile. Io scrivo gialli. Far deduzioni è il mio pane quotidiano. Di un po', se qualcuno fosse stato sveglio mentre quella gente veniva eliminata, non si sarebbe messa a urlare come un forsennato svegliando noi che dormivamo? Credo di sì. È chiaro. Quindi ne deduco che stavamo tutti dormendo, compresi i passeggeri che sono stati tolti di mezzo e naturalmente anche l'equipaggio, figliolo. Può chiamarmi Albert, per favore, signor Jenkins? È il mio nome. Oh, scusami, sì, senz'altro. Sono nervoso e quando sono nervoso tendo ad assumere un'aria di superiorità. Perdonami. Mi sto sforzando di sbrogliare questa matassa. Ha già qualche ipotesi? Beh, se l'enigma si limitasse all'aereo potrei azzardarne una. E quale sarebbe? Beh, diciamo ad esempio che qualche ente governativo di quelli che lavorano dietro le quinte abbia deciso di condurre un esperimento scegliendo noi come cavie e che lo scopo di tale esperimento, date le circostanze, sia documentare gli effetti che ha un forte stress psicologico su un gruppo di americani medi e così gli scienziati che hanno ideato l'esperimento immettono nel sistema di areazione di bordo un quantitativo di gas ipnotico inodoro. E quando questo gas comincia a circolare, tutti quanti cadono addormentati, con l'ovvia eccezione del pilota, che respira aria incontaminata dalla maschera. Dopodiché il comandante atterra su una pista segreta del Nevada, facciamo conto. A quel punto, fatta eccezione per i 9 soggetti dell'esperimento scelti a caso, tutti i passeggeri addormentati vengono fatti scendere e trasbordati su un altro aereo identico. Il comandante si rimette alla guida del volo AP-29 e lo riporta sulla rotta e alla quota originale. Inserisce il pilota automatico, mette fuori uso i sistemi di comunicazione e quando l'effetto del gas comincia a esaurirsi, il comandante sente attraverso l'interfono la voce della piccola cieca che chiama urlando la zia e sa che quelle grida sveglieranno gli altri. L'esperimento sta per cominciare. Il comandante Engel fa parte del piano. Vedi, se accettiamo per buona la mia ricostruzione, sì. Se è uno dei responsabili dell'operazione, dobbiamo farlo prigioniero appena atterriamo. Lei, io, il signor Gaffney e magari anche l'inglese. Però il guaio è che non regge. Cosa? L'impalcatura su cui baso la mia ipotesi. Ma si è detto che... Potrei azzardare un'ipotesi. Se l'enigma si limitasse all'aereo, è questo che ho detto. Ma sfortunatamente... non si limita solo all'aereo. La città di Denver probabilmente è ancora qua sotto, ma tutte le luci erano spente, come hai potuto vedere. E non soltanto quelle di Denver, te lo assicuro. Omaha, Des Moines, St. Louis. Non c'era alcuna traccia, nessun segno di esse là sotto. Quello che è accaduto non è accaduto soltanto su quest'aereo. Ed è qui che crolla la mia ricostruzione. St. Louis Central, vi prego, rispondete. Qui American Pride, volo 29.
Ripeto, American Pride, volo 29. Mi ricevete? Passo. Silenzio dappertutto. Sia sulla terra che nei cieli. È come se tutta l'America avesse cessato di esistere. Tu non hai mai letto libri di fantascienza, vero? Erano la mia grande passione da piccolo. E tu? Li amavo anch'io fino a 18 anni. E mentre stavo qui, ripensavo a quelle storie dimenticate. Sai, distorsioni spazio-temporali e invasioni di navi aliene. In effetti non sappiamo se là sotto ci sia rimasto qualcosa. Sotto questo tappeto di nubi. Hai ragione. E potrebbe continuare fino a Bangor. Ma senza contatti radio non abbiamo modo di saperlo. E se provassimo a scendere un po' per dare un'occhiata? No, troppo pericoloso. Senza contatti a terra, senza altri aerei con cui parlare. Forse ora ti metterai a ridere, ma... Di pure, vecchio mio, non rido. Non ho affatto voglia di ridere. Allora... ammettiamo di essere davvero scivolati in un'altra dimensione. Come in un racconto di fantascienza. Cosa troveremmo là sotto? Può darsi che sulla Terra, al posto di New York, ci siano le montagne rocciose. Mi sembra che quassù sia tutto uguale a prima, però. Quassù sì, è vero. Ma laggiù? Chissà. E chissà è un rischio che non può correre un pilota d'aereo. Insomma, per ora proseguiamo. Giusto. E aspettiamo. Giusto. Beh, il capo sei tu. Ne hai azzeccate tre di fila. Che si vede? Che sta per spuntare il sole e poco altro. E che si vede a terra? La terra non si vede, è tutto coperto di nuvole. Beh, forse è meglio così. Può darsi. Stai meglio? Sì, un po'. Non è per impicciarmi. Ma... Avanti, chiedimi pure quello che vuoi. Perché hai mentito sul tuo viaggio a Boston? Come fai a sapere che ho mentito? L'ho sentito dalla voce. Ho un orecchio molto addestrato. Forse perché sono cieca. Non lo so, ma so che in genere non menti. Se no, non avrei sentito la differenza. Stavo andando a incontrare una persona. Un uomo, Darren Crosby. E come hai conosciuto quest'uomo? Beh, questa è la parte più imbarazzante, ecco perché ho mentito. Io non l'ho mai visto personalmente. L'ho conosciuto tramite un annuncio su un giornale. Ci siamo scritti e lui mi è piaciuto. Cioè, ero attirata da quello che scriveva e da come appariva in fotografia. Così ho deciso di andare a Boston a conoscerlo. Che strano, però. Andare all'altro capo dell'America a trovare uno che non hai mai conosciuto. Sì. Ma comincio a rendermi conto che in realtà non volevo niente dal signor Crosby. Era me che cercavo. Ero stanca delle mie sicurezze. Volevo scoprire me stessa. Volevo uscire dai confini della mia vita. Volevo un'avventura. E credo che più avventura di questa non mi potesse capitare. Sei molto bella, allora. Prima o poi troverai quello che cerchi. Crede che finirà tutto bene? Io credo di sì.
O almeno spero. Ho paura di cosa può esserci sotto quelle nubi. Ma tanto avevo paura anche di andare a Boston. Mia madre, di punto in bianco, ha avuto la splendida idea di spedirmi per qualche settimana da mia zia Shana. Sicura che appena scesa da questo aereo, mia zia mi avrebbe subito messo in riga. Come in riga? Non passare col rosso, non mi chiedere $200, fila dritta in comunità e restaci finché non ti sarai disintossicata. Mi sono trovata in tante situazioni assurde che questa mi sembra quasi normale. Quello che ci sta accadendo è tutto vero, non è solo una mia immaginazione. No, è tutto vero, disgraziatamente. Hai bisogno di entrare in comunità? Non lo so. Forse è meglio. Fino a poco tempo fa ogni giorno era una festa, fatta di alcol e di droga, ma adesso è diverso. Però sbattuta via così mi fa sentire come un maiale mandato al macello. Mi dispiace. Mi dispiace anche a me, ma credo che abbiamo altro a cui pensare adesso. Avvisiamo gli altri. Signore e signori, qui è ancora il comandante Engel. Ci troviamo attualmente sull'oceano Atlantico, a una cinquantina di miglia dalla costa del Maine. Tra poco inizieremo la manovra di avvicinamento sull'aeroporto di Bangor. Vi raccomando di allacciare le cinture di sicurezza. Inizio adesso la discesa. Vi prego di restare calmi. Appare tutto regolare sulla mia console e la procedura di atterraggio sarà di routine. Gli hai infuso sicurezza e tranquillità. Dovevi fare il politico, vecchio mio. Non credo che comunque si sentano molto tranquilli. Io non lo sono per niente. 27.000 piedi. Continuo a scendere. Non mi vergogno di dirti che ho una gran paura. Da una parte vorrei prenderti per il collo e costringerti a risalire. Oh, non servirebbe a niente. Non possiamo restare qua su per sempre. Certo, lo so. Ma ho paura di quello che troveremo là sotto. O che non troveremo. Beh, lo scopriremo insieme. Penso che a questo punto sia meglio stare tutti insieme. Mi fa il piacere di smetterla, sto diventando isterico! Laggiù almeno troveremo qualcosa da mangiare. Vuoi sapere una cosa? Cosa? Non ho nessuna voglia di scendere a terra. Proprio nessuna voglia. Beh, se la cosa ti può consolare, non sei la sola. Io ho paura. Scusate, ma ho tanta paura. Mi sento svenire. Andrà tutto bene, non ti agitare. Speriamo. Ascoltate, è una normale turbolenza. Mi sarà capitato altre volte, perciò restate calmi. Oh! Che succede? C'è qualche guasto all'aereo? Stiamo cadendo! No, no, credo di no, tesoro. Spero di no. Andrà tutto bene, vero? Non ci succederà niente. Spero di no, spero tanto di no.
Che Dio ci aiuti. Senti, forse non è stata una buona idea, Brian. Pensaci un po', non sarebbe meglio risalire? Non abbiamo tempo né carburante. Reggiti forte. Andiamo dentro. Deve essere il carrello delle bevande in prima classe che è andato a sbattere contro il tramezzo. Non è niente, Dina. Ti prego, non voglio morire, non voglio morire! Sta buona, avanti. Se non lo aspetta subito, deficiente, prendo quello che resta di quella rivista e glielo infilo giù per la gola. Provaci, vecchio incipollito. Tremila piedi. Quanto è spesso questo strato? Non lo so, più di quanto pensassi. Insomma, c'è da stare allegri. Se scendo fino a 500 piedi e ci troviamo ancora in mezzo alle nuvole, porto su l'aereo e ci dirigiamo su Portland. Non sarebbe meglio farlo subito? No, il tempo laggiù è quasi sempre peggiore che a Bangor. Ha l'aria di essere una scelta pessima. Non siamo ancora usciti. Ma mancherà lo spazio per atterrare. Siamo già a 2000 piedi. Usciti da questo grigiore, avremo solo il tempo di schiantarci al suolo. Sì, ma c'è ancora... Eccoci qua. Finalmente usciamo. Va tutto bene, va tutto bene. Abbiamo attraversato lo strato di nubi. Tra qualche minuto sentirete un tonfo sotto di voi. Sarà l'impatto del carrello sulla pista. Continuiamo la discesa sull'aeroporto di Bangor. Augurami buona fortuna. Ah, sì, certo. E di cuore. Che si vede, Lauren? Si vede la terra. Si vede un piccolo stagno, un grande bosco e anche dei campi coltivati. C'è tutto, Dinah. È tutto al suo posto. Mi dispiace per lei, ma si sbaglia completamente. Si vede l'aeroporto. Che stupenda visione. La cintura, stiamo atterrando. Torre di controllo di Bangor, qui American Pride, volo 29. Comunico stato d'emergenza. Se avete aerei sulla pista, toglieteli di mezzo. Stiamo per atterrare. Le luci sulla pista sono spente. È tardi per preoccuparsene. Ordinaria amministrazione.
Niente di speciale. Signore e signori, benvenuti a Bangor. Hurra! Bravo, bravo! Grazie per il benvenuto, comandante. Il mio sentito ringraziamento viene anche dal fatto che non vedo nessun altro che ce lo porgerà. Questo posto è assolutamente, completamente deserto. Non è possibile. Ho l'amara sensazione che sia così. E ora che facciamo, Brian? Scendiamo dall'aereo e andiamo a renderci conto. Dopo di lei, signore. Bravo. Ce l'abbiamo fatta. Grazie. Grazie. Che succede? C'è il pilota che ci ha fatto arrivare qui sani e salvi. Signori, vi assicuro che è stato un atterraggio del tutto normale. Oh, figuriamoci, un gioco da ragazzi. Siamo ancora tutti vivi? Fantastico. Ora un momento di attenzione. Avete guardato dai finestrini e avete visto quello che ho visto io. Non solo sono scomparsi dei passeggeri e l'equipaggio di questo aereo, ma ora sembra che sia sparita anche la gente qui a terra. Però la logica vorrebbe che se tutti noi siamo sopravvissuti, non si sa ancora che cosa, debbano essere sopravvissuti anche altri. È una falsa logica. Credo che il modo migliore di affrontare la situazione sia fare un passo alla volta. E il primo, mi sembra, quello di scendere dall'aereo. Io ho un biglietto per Boston e perciò voglio andare a Boston. Chiudi la bocca. Dovremo usare lo scivolo d'emergenza. Ripasserò la procedura insieme a voi. Ascoltate attentamente, poi mettetevi in fila. Bene. Eccoci qua, finalmente. Non lo so, ma c'è qualcosa che non va nell'aria. Sento... Che vuoi dire? Non lo so. È avvelenata? No. O almeno non credo, ma non si sentono odori né profumi. Che c'è? Qualcosa che non va? Preferirei non saperlo, ma se c'è qualcosa che... No, cara, è tutto a posto, sta tranquilla. No, non è vero. Questo posto non sa di buono. Sa di qualcosa di cattivo. Dobbiamo andare ad esplorare. Non abbiamo altra scelta. Lo capisci, vero, tesoro? Perché? Perché dobbiamo esplorare? Qui non c'è anima viva. Beh, per esserne sicuri dobbiamo andare a vedere, no? So già che non c'è nessuno. È chiaro. Non c'è nessun odore, non c'è nessun suono. Non si sentono gli uccelli. Non si sente il rumore dei motori, niente. Però... Però cosa? Non importa. Bene. Che si fa, comandante? Decidi per me. Per noi. Ho l'impressione che sia più materia tua che mia. Lo sa che potrei denunciarla per quello che ha fatto. Lo sa che potrei fare causa alla compagnia aerea per 30 milioni di dollari indicando lei come principale responsabile. Oh, è nel suo diritto, signor... Toomey. Craig Toomey. Signor Toomey. Signor Toomey, è cosciente di quello che è successo? Non ci sono giustificazioni! Signor Toomey? È terribile! Signor Toomey? Smettila di perdere tempo! Signor Toomey? Guarda qui, guarda, è terribile! È una cosa terribile! Un ottimo e un buono! Un buono per tutti i diavoli! Di, vuoi restare una mezza tacca per tutta la vita? Ma papà, io... Non ci sono giustificazioni! Ecco, guarda qui, c'è scritto buono. E sai per cosa sta per buono a nulla?
E cosa capita agli oziosi buoni a nulla come te che fanno i lavativi invece di studiare? Vengono a prenderli l'angoliere. No, Craig, non li vengono solo a prendere. Se li portano via e se li mangiano vivi. Loro fanno a pezzi i piccoli fannulloni e li maciullano con i loro denti affilati come lame. No, non voglio che vengano a prendermi. Verranno a prenderti, a meno che tu non segua bene il programma e la smetta di perdere tempo. Verranno a prenderti e ti mangeranno vivo. Vivo e urlante ti mangeranno. Signor Toomey, smettila di perdere tempo, Craig. Signor Toomey, mi sta ascoltando? Certo che la sto ascoltando. E so cosa è successo a questi stupidi lavativi buoni a nulla. Se li sono mangiati i langolieri. Mi scusi? Lei sa quanto sia importante la mia riunione al Prudential Center di Boston? Si rende conto che il destino delle nazioni poggia tutto su questa riunione? Una riunione a cui io non sarò presente. Tutto questo è molto interessante, ma non ho tempo in questo momento. Tempo? Ma cosa diavolo può saperne lei del tempo? Chieda a me che cosa è il tempo. Lo chieda a me. Il tempo è appena un soffio. Qual è il modo più semplice per entrare nel terminal, Brian? Direi attraverso l'accesso per i bagagli. Bene, allora dirigiamoci verso il nastro. Signore e signori, ci muoviamo? Coraggio, coraggio. Su, andiamo. Signor Toomey? Restiamo uniti, per favore. Troveremo qualcosa da mangiare, l'ho detto. Speriamo, io ho molta fame. Andiamo diretti al ristorante. Non devi essere preoccupata, Dinah. Questa situazione è talmente assurda che tutto quello che ci succede ci sembra strano. Compreso il rumore che fanno i tuoi tacchi sul cemento. Hai ragione. È un rumore fiacco. Hai detto bene. Fiacco. Come se non avessero nessuna forza. Brutto posto questo. Attenti alla testa. Piano. Piano. Aspetti un momento. Ecco, adesso. Va bene. Proviamo i telefoni, che ne dite?
Ti ho messo paura? Sì, un po'. Beh, adesso mi sento meglio. Sull'aereo non osavo, per paura che scoppiasse. Mi scusi, ma io ho smesso di fumare una decina d'anni fa. Niente prediche, per favore, ne ho avute fino alla nausea. No, 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 no. Le volevo chiedere se me ne dà una. È gentile, grazie. Albert. Che... Accidenti, i polmoni si ribellano. No, no, adesso capisco perché ho smesso. Albert, che ora fai il tuo orologio? 9:15. Sì, come il mio. Ma non mi fido, è molto più tardi, secondo me. Ho la stessa impressione. Direi che è quasi l'ora di pranzo, non è strano? No, non è strano, è il fuso orario. No, mi dispiace, ma si sbaglia. Abbiamo viaggiato da ovest a est e quando si viaggia da ovest a est si avverte proprio la sensazione contraria, cioè che sia più presto e non più tardi. Le volevo chiedere perché ha sussurrato è una falsa logica quando il comandante ha detto sull'aereo che qui avremmo dovuto trovare altra gente. È logico, invece. Tutti noi dormivamo e ora siamo qui. Se la cosa è successa alle 4:07, ora di Bangor, sicuramente la maggior parte degli abitanti stava dormendo. Ah, certo. Certo. E adesso? Dove sono? Fiasco completo. Non c'è linea. Niente segnale, niente centralino, niente. Se non risponde nessuno dalle torri di controllo, non risponde nessuno neanche al telefono. Cosa facciamo allora? Andiamo al ristorante, che in genere è di sopra. La sua è proprio una fissazione, amico. Tanto per cominciare, mi chiamo Rudy Warwick, non amico. Mi scusi. E secondo, si ragiona meglio a stomaco pieno, è una legge di natura. Ha ragione, signor Warwick, ci farebbe bene mangiare qualcosa. Beh, perché no? Dinah. Comincio a sentirmi un po' come quel poveretto di Robinson Crusoe. Lei sa qualcosa, vero? Può darsi, però può darsi anche di no. A lei che fuma vorrei darle un consiglio. Tenga da conto i fiammiferi. Non capisco, mi scusi. Ci sarà un tabaccaio al piano di sopra con tutti i fiammiferi e gli accendini che vuole? Sì, ma comunque le ripeto, tenga da conto i suoi. Un momento. Dov'è il signor Toomey? Che ci importa? Meglio perderlo che trovarlo. Mi dispiace, non ho visto dove andava. Toomey! Greg Toomey! Dove si è cacciato? C'è qualcosa di strano. Non c'è eco qui. Come sarebbe? Non è possibile. Signor Toomey! Dov'è? Risponda! Mi sentite? C'è nessuno? Stanno arrivando, figliolo. I langolieri stanno arrivando. No, non arriverà nessuno. Ti vengono a prendere. Lavativo. Tu avevi un appuntamento a Boston. E invece te ne sei infischiato. No, non è stata colpa mia. L'aereo è stato dirottato. Questa non è una giustificazione! Saltare un impegno di lavoro è saltare un impegno di lavoro! Lavativo! Non voglio fare questo lavoro. Cosa? Io non voglio fare questo lavoro e non voglio più vivere così. Da quando avevo 5 anni mi tieni sempre sotto pressione, al solo scopo di farmi scoppiare. Beh, allora scoppierò e non me ne importa un accidente. Sai che ho fatto? Ho comprato 43 milioni di dollari in titoli sapendo che erano solo carta straccia. Che cosa hai fatto? L'ho fatto apposta, così vorranno la mia testa. Che mi licenzino, che mi licenzino. Finiscila, non dire stupidaggini.
Allora, sei disposto a rispettare il programma? Vorrei solo un po' d'affetto e vorrei essere lasciato in pace. No, Tumi, l'affetto non fa parte del grande disegno. Vuoi portare a compimento il grande disegno o ti faccio venire a prendere dai langolieri? No! I langolieri non esistono! Sì, i langolieri esistono. No! Sono già stati qui e adesso stanno per tornare. E ti porteranno via, lavativo a scansafatiche. Che devo fare? Che devo fare? Che devo fare? Che devo fare? Tu devi fare quello che ti è stato chiesto! Andare dritto a Boston, perché se non ci vai, brutto fannullone, loro ti maciulleranno gli occhi lasciandoti le orbite vuote. Papà, mandali via! Farò quello che vuoi, ma mandali via, ti prego! Papà, mandali via, ti prego, mandali via! Ti prego! Ti prego! Tumi! Greg, Tumi! Coraggio, andiamo. Fermi. Che c'è? Shh. Qui. Qui sento la luce. Anche il vetro non basta. Dinah, shh. C'è un rumore fuori. Non c'è niente fuori. È la tua immaginazione, non c'è niente. Dinah, dici che cosa senti. Beh, non lo so. Un rumore molto debole. E c'era già quando siamo scesi dall'aereo. Ma ho pensato che fosse solo immaginazione. Ora però lo sento anche attraverso il vetro. È il rumore che fa il riso soffiato quando ci versi sopra il latte. Tu senti niente? Non sento un accidente. Però lei è cieca e abituata a far lavorare le orecchie il doppio. Secondo me è isteria. Tu senti niente? Non sento un accidente. Però lei è cieca. È abituata a far lavorare le orecchie il doppio. Secondo me è isteria. Ma Dinah, ma che stai dicendo? Io parlavo con Nick. E lei è riuscita a sentirci anche da laggiù. Hai un udito fantastico. Io sento quello che sento. E sento un rumore là fuori. Che viene da quella parte. È orribile. È un rumore spaventoso che mette i brividi. Se magari provasse a dirci che il rumore è, potrebbe esserci utile. Non ne ho idea. Ma sento che diventa sempre più forte. Dobbiamo andarcene di qui al più presto. Perché sta arrivando qualcosa. Qualcosa che fa un rumore continuo, orrendo. Siamo atterrati con l'aereo quasi privo di carburante. Allora dovete mettercene dell'altro! Sta arrivando quella cosa, non capisce? Sta arrivando! E se quando arriva ci trova ancora qui, alla fine moriremo tutti! Del male a nessuno. Non te lo dimenticare, buono a nulla. I langolieri sono già stati qui e fra poco torneranno.
È meglio che non ti trovino quando arrivano. Altrimenti sai cosa ti succederà. Oh, lo so cosa mi succederà. Mi mangeranno. Sì, mi mangeranno vivo. Beh, questo è un aeroporto. Ci sarà pure un aereo già rifornito. E se c'è, sei in grado di pilotarlo? Certo. C'è solo un piccolo problema. Se riusciamo a ripartire, dove andiamo? Via di qui. Lontano da quel rumore. Quanto pensi che ci metterà ad arrivare? Questo non lo so. Sembra ancora lontano, ma non ne sono sicura. Io direi di fare come consigliava il signor Warwick. Troviamo il ristorante, mandiamo giù qualcosa e così potremo discutere meglio sul da farsi. Chi è che l'ha eletto capogruppo? È meglio che andiamo anche noi. È uno che se ne intende di certe cose. Cose di che tipo? Non lo so bene, ma credo che valga la pena ascoltarlo. Beh, andiamo. Va bene. Che fame. Vediamo cosa c'è. Visto, ci sono tutti i fiammiferi che vuole. Aveva ragione, ma proviamo un po' ad accenderli. Certo, ma perché? È quello che ho intenzione di scoprire. Figlio d'un cane. Aggiungiamo anche questo agli altri problemi. Posso avere i suoi fiammiferi, Bethany? Scusi, ma che cosa ci vorrebbe dimostrare? Solo che questa situazione è più complicata di quanto pensassimo. Che succede, ragazzi? Non lo so, ma non è niente di rassicurante. Ah. Anche questo è più di quanto mi aspettassi. Avanti, lo spieghi anche a noi. So che lei è andato a male. Dio mio, che schifo. A male? No. No, sarebbe strano. A giudicare dagli orologi, la corrente elettrica nei frigoriferi deve essere mancata non più di 5 ore fa. Non crede che sia andato a male? Provi. Non è andata a male. Non sa di niente, è come masticare carta. Però capisco perché lei ha pensato che fosse andata male. È andato a male. Assaggi la birra. Setta come quella. Mi è passata la voglia di berla. Qua, la dia a me. Davanti a una birra non storco mai il naso, anche se è calda. Che schifo. Svanita. Ha perso il frizzante, peggio dell'acqua. Ah, bene, perfetto. È svanita, lo vediamo tutti. Prendete altre birre e qualche bibita gassata da quel frigorifero. Perché continui a gingillarti? Il tempo stringe, buono a nulla. Devi andare a Boston. Avanti, alzati e vai! Non voglio ucciderti, ma lo farò se necessario. Non voglio ucciderti, ma lo farò se necessario. Sì, lo farò. Siete là fuori, vero? Avete divorato tutti questi inutili buoni a nulla e adesso venite a prendere me. Ma non mi troverete quando arriverete qui. Io sarò a Boston. I fiammiferi non si accendono, la birra è svanita. Perché? Io avrei un'idea, ma prima di esporvela vorrei pregarvi tutti di guardare questo posto molto attentamente. Dopodiché dovete dirmi cosa c'è di diverso qui rispetto all'aereo. Gli anelli. I portafogli, le borse, le protesi dentarie, e qui quella roba non c'è. Esatto.
Esatto al 100%. Come dici tu, qui quella roba non c'è. Però quando ci siamo svegliati, quella roba sull'aereo c'era. Perché invece qui non c'è? Forse non c'era nessuno quando è successo. No, questa è una sciocchezza. Un aeroporto è come una stazione di polizia o dei pompieri. C'è sempre gente, a qualunque ora. Attenti, arriva qualcuno! No! Non voglio ucciderla, ma lo farò se necessario. Portatemi a Boston, avete sentito? Portatemi a Boston! Che sta facendo? Mi sta strozzando, mi lascia, mi strozza! Fermi, Brian! La smetti di divincolarti? Non voglio ucciderti, ma lo farò se non la smetti di divincolarti. Ma come ti dice? Io non voglio ucciderla, ma lo farò se necessario! No, Albert! Credo di essere ferito. Albert! Non è niente, Albert! 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 Ehi, tutto bene? È una ferita grave. Avete bloccato l'emorragia. Te la caverai, ragazzo. Tieni, un ricordino per te. Era per terra, ti ha colpito in pieno petto e poi è rimbalzato. I fiammiferi di qui non si accendono e pensavo che la pistola non sparasse. È stato un gesto molto coraggioso, ma hai rischiato grosso. Dio, e se mi fossi sbagliato? Beh, ci è mancato poco. Un po' più di spinta e avresti un proiettile nei polmoni. A posto? È un individuo pericoloso. È stato davvero un gesto coraggioso. Se mi aiutate lo leggo con voi. Anzi, è fantastico. Non ho fatto niente di speciale. Gli tenga ferme le mani. Ehi, non l'avrò mica ucciso, spero. La botta è stata forte. No, è un po' intontito, ma è ancora vivo. Il polso è forte e regolare, sopravviverà. Si sveglierà con un brutto mal di testa. Ma nel frattempo è meglio prendere qualche piccola precauzione, non credete? Deve proprio essere così violento? Sì. Se vogliamo che resti inoffensivo. Lei vuole che resti inoffensivo, vero? Ecco qua. Legato come il tacchino ripieno di Natale. Ben stretto. Dunque, dove eravamo rimasti prima di essere interrotti? Fatemi alzare. Subito, fatemi alzare. Sta zitto! La smetta! Ehi, che bisogno c'era adesso? Ascoltatemi bene. Dobbiamo svegliarci, amici miei. Non c'è tempo per usare le maniere dolci. Dinah dice che c'è qualcosa in arrivo, qualcosa di molto pericoloso, e io sono più che propenso a crederle. Capire che cosa sia probabilmente non ci salverà la vita, ma non capirlo ci farà fare sicuramente una brutta fine. E presto! Qualche obiezione? Benissimo. Signor Jenkins, prego, continui. Vi prego di scusarmi, ma io scrivo di queste cose, è vero, però non mi era mai capitato di viverle. Finora, voglio dire. Le sue storie devono essere affascinanti. E a me piace sentir raccontare. Mi fa stare molto meglio. Ti ringrazio. Ti ringrazio davvero. Spero di non deluderti allora, Dinah. Credo di avere trovato un errore di fondo nel nostro ragionamento. Ed è questo. Abbiamo dato per scontato, quando abbiamo cominciato ad afferrare la portata di questo fenomeno, che dovesse essere accaduto qualcosa al resto del mondo. Ma le prove non suffragano affatto questa ipotesi. Quello che è accaduto a noi. E a noi soltanto. Sono convinto che il mondo, per come lo conosciamo, segua il suo corso regolare. Ma siamo noi. I sopravvissuti del volo 29, a esserci perduti. La prego di dirci quello che sa, signor Jenkins. Ho l'impressione che ci sia rimasto molto poco tempo a disposizione. Sì, certamente. Tutto quanto è a posto sull'aereo, ma qui c'è lo scompiglio. Non c'è l'elettricità qui dentro, ma c'è l'elettricità sull'aereo. Questo non basta per trarre delle conclusioni, però ci sono i fiammiferi. Quelli che Bethany ha portato dall'aereo funzionano benissimo. I fiammiferi di qui, invece, fanno cilecca. Le bevande gassate sono svanite, il cibo non ha nessun sapore, l'aria nessun odore e i suoni non producono nessun riverbero. E lì abbiamo un pazzo che spara con una pistola e il proiettile, dopo pochi centimetri, cade a terra senza forza. E poi le condizioni atmosferiche. Che cos'hanno?
Eh beh, c'è un bel vento là fuori, mi sembra, con forti raffiche. Eppure c'è una coltre bassa di nuvole che non si muovono, stanno lì sopra, immobili. Il meccanismo meteorologico si è inceppato o si sta scaricando come un vecchio orologio a molle da tasca. Il che ora mi porta al punto chiave, al cuore stesso della questione. Ho detto neanche 15 minuti fa che mi sembrava ora di pranzo. Beh, adesso mi sembra già molto, molto più tardi, forse le 3 o addirittura le 4 del pomeriggio. E ho il triste presentimento che vedremo scendere il buio là fuori prima ancora che i nostri orologi segnino le 10 del mattino. Scusi, signor Jenkins, può arrivare al punto? Ma il punto è questo. Il problema qui sta tutto nel tempo. Non una dimensione parallela, come diceva Albert. Ecco, poniamo che di quando in quando si verifichi un buco nel flusso del tempo. Non una curvatura del tempo, ma uno strappo del tempo, uno strappo nel tessuto temporale. Ma questa è pura follia. Amen. Signor Gaffney, quello che stiamo vivendo, la situazione in cui ci troviamo, questa è follia. Continui. Dunque, poniamo che questi strappi nel tessuto temporale si verifichino di tanto in tanto. Potremmo assimilarli a certi rari fenomeni meteorologici che sono stati osservati, come ad esempio tifoni rovesciati o arcobaleni circolari o luce stellare diurna. L'aurora boreale. Sì. Eh? Prego. C'era un'aurora boreale sul deserto del Mojave mentre lasciavamo Los Angeles. Ed era sulla nostra rotta. Ma allora è chiaro, è chiaro. Un'aurora boreale sul deserto. Questo rafforza la mia ipotesi, capite? Se abbiamo avuto la sfortuna di passarci attraverso ed era uno strappo nel tempo, significa che non siamo più nel nostro tempo, signore e signori. Dovunque siamo, dobbiamo sbrigarci. Quindi venga alla conclusione, per favore, signor Jenkins. La conclusione? Beh, la conclusione secondo me è che noi abbiamo fatto un piccolo, un impercettibile salto nel passato. Diciamo 15 minuti. E abbiamo scoperto una spiacevole verità riguardo ai viaggi nel tempo. Che non si può comparire nel deposito di libri scolastici di Dallas il 22 novembre 1963 sperando di impedire l'assassinio di Kennedy. Che non si può assistere alla costruzione delle piramidi o al sacco di Roma, amici. O esplorare l'era dei dinosauri in prima persona. No, colleghi viaggiatori nel tempo. Datevi un'occhiata intorno. Questo è il passato. Ed è vuoto. Muto. È un mondo che vale quanto un vecchio barattolo buttato nell'immondizia. Gli stimoli sensoriali sono scomparsi. Anche l'energia elettrica è già scomparsa. Il tempo stesso si sta esaurendo in una sorta di spirale che si avvita sempre più veloce. Ma che cosa sarà di noi? Se questo posto si sta esaurendo e noi siamo chiusi in esso? Io suppongo che ci esauriremo con esso. O verremo soffiati via come gli altri passeggeri del nostro volo. Signor Jenkins, il rumore di cui parlavo, lo sento di nuovo. Lo sento più vicino, molto, molto più vicino. Vado a guardare fuori dalla vetrata. E voi due che fate? Non venite? Si riesce a sentirlo benissimo anche da qui. D'accordo. Ma state lontano dal signor Toomey. State lontani dal signor Toomey. Che ne pensi, Brian? So solo che è l'unico rumore che si sente. Ancora non è arrivato qui.
ma ci arriverai molto presto. Dinah ha ragione. Dobbiamo andarcene e dobbiamo andarcene immediatamente. Sì, d'accordo, ma dove? Atlantic City, Miami Beach, una stazione termale. Comandante, lei dice che non c'è nessun posto in cui possiamo andare. Io credo, anzi spero, che lei si sbagli su questo, ma prima avrei una domanda. Sarebbe possibile rifornire quell'aereo anche se non c'è l'energia elettrica? Ci sono delle piazzole di rifornimento sulla pista, penso che si possa fare. Ma anche ammesso che ci riusciamo, poi? Poi decolliamo e ce ne andiamo. Quello strano rumore proviene da est. Lo strappo temporale era migliaia di miglia in direzione ovest. Può ripercorrere la nostra rotta iniziale. Sì, certo, ma perché? Lo strappo temporale può essere ancora là. Non capisce, potremmo riattraversarlo in senso contrario. Potrebbe aver ragione, Brian, dico potrebbe. Sì, forse. Forse, ma forse no, che importa? Non andiamo da nessuna parte con quell'aereo. Perché no? Se è in grado di rifornirlo, perché non possiamo... Vi ricordate i fiammiferi? Oh. Quelli che abbiamo preso al ristorante non si accendevano. E allora, che c'entrano i fiammiferi? Non lo capisce, se i fiammiferi non si accendono, se la birra è svanita. Neanche il carburante brucerà. Sarà vecchio, esaurito, come ogni altra cosa qui in questo mondo. Tanto varrebbe riempire i serbatoi di melassa. Insomma, restiamo bloccati qui. Con quel rumore che si avvicina sempre di più e non abbiamo via d'uscita. Ha parlato dei langolieri, signor Toomey. Chi sono? Dinah, non parlare con lui. Non abbia paura. Non le torcerei un capello. Non l'avrei torto neanche a quella ragazza prima. Sono solo spaventato. Lei no? Certo. Però io non prendo gente in ostaggio e nemmeno sparo a dei ragazzi innocenti quando sono spaventata. Touché. Che cosa sono i langolieri, signor Toomey? Beh... Una volta pensavo che fosse un'invenzione, ma... Ora comincio a dubitarne, perché anch'io comincio a sentirlo. Il rumore? Il rumore dei langolieri? Beh, non lo so, potrebbe essere quello. Mi dica qualcosa di più di loro. Mio padre mi raccontava che i langolieri erano piccoli esseri che vivevano negli armadi, negli scarichi e in molti altri luoghi bui. Come gli elfi? No! No, non come gli elfi, non sono così simpatici, purtroppo. Diceva che in pratica erano fatti solo di peli e di denti e di velocissime zampette. Oh, quelle zampette dovevano essere veloci perché dovevano rincorrere tutti i bambini cattivi a acchiapparli per quanto annaspassero. Basta. La sta spaventando. No, sta tranquilla. Ho capito che è una favola. Chi è spaventata è lei, ma si vergogna di dirlo. Sai, mio padre mi raccontava che ci sono migliaia di langolieri. E per forza ce ne sono migliaia, perché ci sono milioni di bambini e bambine, buoni a nulla e cattivi, che annaspano correndo dappertutto. Oh, adorava la parola annaspare, mio padre. Forse perché dà l'idea di un movimento sterile, senza senso, che non porta da nessuna parte. Mentre i langolieri corrono, loro corrono invece. Hanno un traguardo da raggiungere,
Anzi, si potrebbe dire che i langolieri sono il traguardo personificato. Ma che fanno di tanto cattivo questi bambini che i langolieri debbano inseguirli? Oh, grazie di avermi fatto questa domanda. Quando mio padre diceva che un bambino era cattivo, intendeva dire che era un lavativo. E chi era un lavativo non poteva far parte del grande disegno. Sai, a casa mia o facevi parte del grande disegno o venivi considerato un lavativo. E se venivi considerato un lavativo, non facevi parte del grande disegno. Arrivavano i langolieri e ti cancellavano dal disegno. Ti cancellavano una volta per tutte. E una notte, mentre tu eri a letto, li avresti sentiti avvicinarsi, sgranocchiando, divorando e maciullando. La smetta! Ora la faccia finita. Come vuole. Aveva paura di suo padre, vero, signor Tumi? Hai vinto una Barbie, piccola. Ero terrorizzato da lui. Adesso è morto? Sì. Aveva fatto il lavativo. E i langolieri sono venuti a prenderlo. Esatto. Signor Tumi. Cosa vuoi? Non sono come mi vede lei. Non sono brutta né io né gli altri. Tu che ne sai di come ti vedo io, piccola bambina cieca? Non lo immaginerebbe mai. Allora, adesso che facciamo? Non lo so. Dio, com'è bello quell'aereo. Già, specialmente in confronto a quello che ci circonda. Brian, quanto carburante c'è rimasto? Quando siamo atterrati ne avevo 2500 chili. Per tornare al punto di partenza ne servono almeno 50.000. Sembra una specie di malattia contagiosa. Beh, io ritorno al ristorante. Meglio non lasciare troppo quelle due con l'amico banchiere. Vieni. No, aspettate. Albert. Albert, che cosa c'è? Comandante Engel. Comandante Engel, venga qui. Credo proprio di aver trovato la soluzione giusta per il nostro problema. Cosa fanno? Hanno tolto lo scivolo e stanno accostando una scaletta al portello. E adesso stanno salendo. Tu sei riuscita a capire cosa vogliono fare? Io so solo che Albert sembrava impazzito. Continuava a ripetere che l'aereo era più reale. Non ho capito, era come se farneticasse. Speriamo che si sbrighino. Il povero signor Tumi ha ragione. I langolieri sono vicini. Tesoro, la storia dei langolieri era un'invenzione di suo padre. Forse è cominciata come un'invenzione, ma non è più così. Forza, Albert. Facci vedere. Reperto 1. Scatola di fiammiferi presa al ristorante.
fuori c'è qualcosa di strano. Si sta facendo buio. Ecco cosa c'è di strano. Come sta il signor Tumi? Vuol ridere? Si è addormentato. Credo che basti. È inutile restare ancora quassù. Un momento. Sento un odore di zolfo. Lo sento anch'io. Prova un po' con un altro. Ah, avete visto? Eh? Avete visto? Dico, capite cosa vuol dire questo? Che abbiamo portato il nostro tempo qui dentro e il passato è lì fuori e in tutto lo spazio est del buco che abbiamo attraversato. Ma il presente è ancora qui dentro, come intrappolato in questo aeroplano. Ecco perché tutto appare più vivo, più intenso qui dentro. Bravo, Albert. Bravo. Ora la birra. Odori. Mio Dio, odora proprio di birra. Svelto, versala. Il dottore mi ha detto che l'ansia fa male al cuore. Sei sveglio? Fiammiferi funziona e con la birra no. Che vorrà dire? Sembra che le cose ci mettano un po' a guadagnare il tempo perduto. Ah, è una squisitezza! È la birra più buona che abbia mai bevuto. Ha ragione, è maledettamente buona. Adesso prova la soda. Signori miei, la soda è molto, molto frizzante oggi. Onnipotente, è già buio. Non doveva fare la guardia al matto. Ah, tanto è ancora svenuto. Accidenti, quel rumore dà i brividi. Sembra un branco di termiti che divorano un aliante di balsa. È meglio andare a vedere il signor Tumi. Sono un po' preoccupata. Sì, ma se è ancora svenuto, credo che non possiamo fare niente. Non credo che sia ancora svenuto. Né svenuto, né addormentato. Va bene, andiamo a vedere. Pensavo che fosse... Mio Dio, dove è andato? Io non... Sta zitta! È là. È nascosto laggiù. Dietro qualcosa. Come lo sai, signorina? Io non sento niente. Io sì. Sento il suo cuore. E batte molto forte e molto veloce. È terrorizzato. Io provo molta pena per lui. Signor Tumi, la prego, venga fuori. Non le faremo del male. Signor Tumi! Signor Tumi, non deve aver paura. Daina! No! Daina! Attenta! L'ha colpita! Oh, no! Oh, mio Dio! Coraggio, piccolo. Come stai? Non avere paura, sta tranquilla. Vado a chiamare gli altri!
Non è vero! Non è una bambina! Non è una bambina! Non è una bambina! Lei è il capo dei Langolieri. E chiama gli altri Langolieri con i suoi occhi. Ciechi, spenti. Piccola strega. Sei un vero genio, Albert. Lo sapevi, un vero genio. Non ho fatto niente di speciale. Ho visto cosa succedeva con i fiammiferi di Bethany e ho pensato... Correte! Dovete venire giù! Presto! Calmati! L'ha accoltellata e credo che morirà! Calmati! Chi è che morirà? Dinah! La lama si è spezzata nel petto, è stato il signor Toomey! Quel bastardo! Albert, tu vieni con me! Brian, avvia i motori e aspetta che portiamo Dinah a bordo! Signor Jenkins, ai piedi della scaletta e occhio al signor Toomey! Vieni, Albert! Vieni. Deve essere stato orribile. Dovete andare via di qui. Shh, zitta, non parlare. Ti fa male parlare. Ciao, Dinah. Sta tranquilla, tesoro. Ritornerai sana come un pesce, te lo prometto. Ti fa male qui? Sì, molto. Quando respiro. Ti viene lo stimolo di tossire? Sì. No, non lo so neanch'io. È meglio se non tossisci. Se senti un solletico alla gola, tu fa finta di non sentirlo. E non parlare più adesso. Ascoltatemi. Ha un'emorragia interna. Dobbiamo togliere quel pezzo di lama immediatamente, altrimenti non riusciremo a fermarla. Signor Warwick, corra a prendermi 6 tovaglie da quel maledetto bar che c'è dietro l'angolo. Faccia presto. Che cosa cerca? Lo strumento chirurgico adatto. Le fa impressione il sangue? So resistere quando è necessario. Bene, mi farà da infermiera allora. D'accordo. Tra poco starei meglio, Dinah. Appena avrò fatto, tornerai come nuova, promesso. Si avvicinano. Adesso dovete proprio sbrigarvi. Certo, tesoro. Certo. Molto bene, buono a nulla. Restatene seduto qui al buio. Quando sarà il momento di muoversi, ti avvertirò. D'accordo, grazie. Ti ubbidirò. Sentite. Ci servirà una barella per portarla a bordo. Albert, tu e il signor Gaffney avete l'incarico di trovarla. Signor Gaffney, cerchi dietro quel bancone. Credo che troverà 2 coltelli ben affilati. Bene. Posso prenderle una tovaglia? Per fare cosa? Ecco, guardi. Quando ero piccolo, giocavo sempre a Indiana Jones. Con questo sistema una volta ruppi quasi un braccio a mio fratello. Va bene, ma ricordati... Il vostro compito non è riprendere il signor Toomey, ma andare a cercare una barella e portarla qui il più presto possibile. Siamo intesi? Se non la trovate entro 10 minuti, tornate qui per aiutarmi a trasportare la bambina. Ma se c'è un'emorragia interna, non possiamo muoverla. Non abbiamo scelta. Devo portarla a bordo in ogni modo. E 10 minuti sono anche troppi. Lo so, ma se c'è un'emorragia interna, rischiamo... Laurel, ha ragione lui. Su, figliolo, andiamo. Come ti senti, Dinah? Fa male. Sì, lo so che fa male. Ma ti è rimasto dentro un pezzetto di lama e bisogna tirarlo fuori. Lo capisci questo, vero? Sì. Ma ho tanta paura. Anch'io. Ho molta paura. Piegatele in 4 fino a ottenerne dei tamponi molto spessi. Statemi vicini. E lei, signor Warwick, si tolga la cinghia. Adesso io... Afferrerò la lama e la estrarrò. Appena sarà uscita, lei prenda un tampone, lo applichi sulla ferita e prema. Prema con forza, capito? Sì. Dio, assistimi. Non si azzardi a svenire proprio adesso. Ecco, adesso prema. Prema con tutta la forza, capito? Sì. Prema forte!
Proviamo lì dentro. Sarà chiusa a chiave. C'è un solo modo per saperlo. Guarda, una barella. Attento, qui dentro! Sei uno di loro anche tu, eh? Un langoliere. Un fottuto langoliere! Credimi, sono molto, molto spiacente. Ma sono costretto a farlo. Se vedessi le cose dal mio punto di vista, lo capiresti. Maledetto! Solleviamola. Così ora ci andrà, siamo. Andrà tutto bene. Cintura. Ha sentito? Crede che tu mi li abbia ammazzati. La cintura! Ecco, passiamola intorno. Lei tenga sempre premuto mentre io vado a vedere, va bene? La prego, sia prudente. Oh, stia tranquilla, so fare il mio mestiere. Lei se l'è cavata benissimo. Grazie, Laurel. Non lo deve uccidere. Come sarebbe? Quel maledetto bastardo ti ha pugnalato. Quello che so è che lui ci serve. Ha capito? Lui ci serve. Fa come dice lei, Nick. Sta tranquilla, tesoro. Il peggio è passato. Comandante Angor? Sì. Perché non sono ancora tornati? Non ne ho idea. Beh, ho chiesto a Bob, cioè al signor Jenkins, se aveva visto muoversi qualcuno nel terminal e ha detto di no. Non saranno mica morti? No. No, sicuramente no. Ma se può servire a calmarti, torna giù dal signor Jenkins. Lei non ha paura. Sì. Tantissima. La cosa mi consola. Aver paura da soli è molto peggio. Programma completato. Grazie per aver scelto American Pride. Oh, prego, figurati.
Nessun segno di loro. Dipende da cosa intende per segno. Ho sentito una specie di urlo adesso, un attimo prima che lei scendesse. Speriamo che Dinah ce la faccia. Ma chissà, certo era una gran brutta ferita. Ha visto il comandante? È lassù a programmare gli strumenti, il computer. Speriamo bene. Che sarà questo rumore? Mia cara, auguriamoci di non doverlo mai scoprire. Albert. Tutto bene, Albert? Dov'è il signor Gaffney? È nell'ufficio servizi aeroportuali. Il signor Toomey era lì, nascosto dietro la porta, credo. E ha ucciso il signor Gaffney perché è entrato per primo. Se fossi entrato prima io, avrebbe ucciso me. E poi... Io ho ucciso il signor Toomey. Ma ci sono stato costretto, mi è venuto contro, capisci? Ha trovato un altro coltello ed è venuto contro di me. Albert. Albert, adesso devi cercare di calmarti. Non posso, non posso. Io non avevo mai ucciso nessuno. Lo so, è orribile. Nessuno può capirti meglio di me. Ma è una cosa che devi superare e lo devi fare al più presto. Quel rumore si avvicina sempre di più. Rilassati, Albert. Non è morto. Non è morto. Guarda tu stesso. L'hai messo fuori gioco, ma è ancora vivo. Ora andiamo dal signor Gaffney, magari se l'è cavata anche lui. Avete trovato la barella? La barella, Albert. Sì, l'abbiamo trovata. Bravi. Su, vieni, andiamo. Devi farti forza, Albert. Non c'è altra scelta. Stringi i denti e andrà tutto bene. Albert. Porta la barella di sopra, ti raggiungo subito. Perché? Lei dove va? Torno in quella stanza a vedere se c'è altro che mi può servire. Non è vero, non ci credo. Non ti ho chiesto di credermi. Ma di portare la barella di sopra. Va, ti raggiungo fra un attimo. E non voltarti indietro. Questo è quello che meriti, brutto bastardo. Non lo uccida. Lui ci serve. Ha capito? Lui ci serve. Nick, vuol venire o no? Sì, vengo subito. Arrivano! Vi aiuto! State piano, attenti a non sballottarla. Specie quando saliremo la scaletta. È molto grave. Ha perso i sensi, ma è ancora viva. Dove sono gli altri due? Gaffney è morto. E forse anche tu, mia questura. Teniamola il più orizzontale possibile.
limite più avanti. Piano. Ecco. Così. Poggiamola delicatamente. Ora leghiamola. È grave? Abbastanza, direi. Ce la farà ad arrivare viva? Che diavolo ne so io! Sono un militare, non un dottore! Scusate. Scusate. Questi viaggi nel tempo fanno saltare i nervi, vero? Non c'è bisogno che ti scusi, Nick. Io vado ad accendere i motori e mi avvicino il più possibile a una piazzola di rifornimento. Voi quattro intanto dovete spingere il carro portamanichette verso l'aereo. Ce n'è uno fermo sull'altra pista. Tutto chiaro? Sì. Allora andate. Bethany, signor Warwick, scendete con loro e allontanate la scaletta dall'aereo. Quando si sarà fermato, riaccostatela al portello. Va. Ti porteremo a casa. Oh mio Dio. Mio Dio, guardate. Già si sta facendo giorno di nuovo. Quanto tempo è passato da quando era buio? Meno di 40 minuti. Va bene. Ma adesso abbiamo altro a cui pensare. Craig, tu mi... Lasciami morire. Ti prego. Ti prego, lasciami morire. Come facciamo con il signor Toomey? Non lo so. Ma quando l'ho avuto fra le mani ho fatto come volevate tu e Dinah. L'ho lasciato svenuto per terra. Verresti una sera a cena con me? Se mai torneremo a Los Angeles. Sì. Una ragione in più per tornare. Anche per me. Se vedessimo cos'è, potremmo affrontarlo. Ah, non credo proprio. Forza, ragazzi, tutti insieme! Basta, fermi! Bethany, tu vieni con me. Lo vedi quel coperchio? Aprilo. Nick, prendi quella manichetta e attaccala lì. È attaccata? Sì. Fatto. Pronto, Albert? Quale vuole per primo? Quello a destra, poi l'altro. Adesso, Brian? I motori aspireranno il carburante dal serbatoio. Quanto credi che ci vorrà? Non te lo so dire. Un'ora. Forse anche due. Devi fare più presto, ho paura che due siano troppe. Forse è troppa anche una.
Craig. Craig, su, alzati. Devi alzarti subito. No, vattene via, vattene via. Io ti odio, ti odio, io ti odio. Vattene via. Sono venuti a trovarti tutti quelli della riunione. Vengono da Boston e vogliono vederti. Fai ancora in tempo. Se sei abbastanza uomo da alzarti. Abbastanza uomo? Abbastanza uomo? Non so chi diavolo sei, ma io non ci casco. Coraggio, Craig. Non aspetteranno in eterno o verranno a cercarti i langolieri. Ti devi alzare. Devi, Craig. Coraggio, avanti, in piedi! Per di qua, Craig. Sono tutti là che ti aspettano. Mi dispiace, Craig. Nonostante quello che hai fatto, mi dispiace. Ma abbiamo bisogno di te. Devi sbrigarti. Ti prego. Che c'è, Brian? I motori non trovano di loro gradimento il carburante. Maledizione. E cosa si può fare? Provare a pomparlo con gli altri due motori e sperare. Oh no. Conviene spegnere completamente e aspettare che il carburante si metta in linea col nostro tempo. Fortuna non ci ha abbandonato. Sì, speriamo. Come va? Tutto a posto? Credo che il peggio sia passato. Tu li hai convocati, non è vero? Tutti, il presidente del consiglio d'amministrazione, il direttore. Sì, ma adesso devi sbrigarti, se no se ne andranno se non ti vedono arrivare. Per di qua, Craig. Sono tutti lì che ti aspettano. Corri. Dinah, parla nel sonno, ho paura che stia delirando per la febbre. Non lo so, ma temo che tra un po' ci lasci. Io credo se che... Se non vai subito, penseranno che non vuoi presentarti. Forse Sonia ha degli incubi su quel Tumi, credo. Prima l'ha chiamato per nome. D'accordo. Se vuoi che lo faccia, lo farò. Ma corri, so che è doloroso, ma devi sbrigarti lo stesso. Sta delirando, non è vero? No, non credo che deliri. Credo che ci sia un legame con... Con cosa? Con quello che diceva Nick sul signor Tumi. Sul fatto che lui ci serve. Lasciamola tranquilla per un po'. Ha bisogno di dormire. Oddio, speriamo di partire presto. Grazie, grazie di averli portati da me. Questa è la mia ultima occasione, capisci? È l'ultima occasione che ho per potermi liberare da mio padre e dal resto, da tutto il resto. Lo so, ma ormai il tempo stringe. Ti prego, corri. D'accordo, 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 farò tutto quello che vuoi. Thank you.
succedendo? Non so, sembra il rumore di un albero caduto. Ma non c'è un alito di vento! È vero, hai ragione. Quel rumore cos'era? Niente! Guarda lassù! Dobbiamo andarcene subito! Fatelo smettere! Vi prego, fatelo smettere! Il tempo stringe, Brian. Quanto ti manca? 15 minuti. Non puoi ridurre, è sicuro che non puoi ridurre. Ci servono 50.000 kg di carburante, non una goccia di meno. O rischiamo di precipitare. Svelto, Greg. Guardami. Alzati, Craig, alzati. Guardami. Sono venuti fin qui da Boston per parlare con te. Va subito da loro. Corri, corri! Corri da loro, Craig. Svelto, svelto. Passa intorno all'aereo, sta lontano dall'aereo. Corri, corri da loro. Bene, adesso sganciamo i tubi e prendiamo il largo. Il signor Toomey! È il signor Toomey! Ma che cosa fa? Faccia pure quello che vuole! Non abbiamo più tempo! Finalmente. Siamo lieti di vederla. Dunque, ci faccia la sua relazione. Ci dica quanti bei soldi ci ha fatto guadagnare. Vuol sapere quanti soldi vi ho fatto guadagnare? Vuol sapere quanti soldi vi ho fatto guadagnare? Sì. Ora le dico quanti soldi vi ho fatto guadagnare. Non vi ho fatto guadagnare. No, Toomey! Digli che hai perduto i soldi, ma per un errore, una casualità! No! Io non vi ho fatto guadagnare un centesimo! Non vi ho fatto guadagnare un centesimo! Vi ho fatto perdere un sacco di soldi! Vi ho fatto perdere un sacco di soldi! Vi ho fatto perdere 43 milioni di dollari! E ve li ho fatti perdere apposta! Ve li ho fatti perdere apposta! Ve li ho fatti perdere apposta! Sei un imbecille. Sei uno stupido imbecille. Ma che sta facendo? Ormai papà non mi fai più paura. Lo so che gli angolieri non esistono. E che li hai inventati tu, papà. No! No! Dove mi trovo? Forza, andiamo via! Che diavolo sono?
Fuori via! Andiamo! Andiamo via, presto! Sei convinto di correre, ma non è così. Scappi come un vigliacco. No, 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 non lo farò più. Mandali via, papà. Ti prego, papà, mandali via. Farò il bravo, farò sempre il bravo. Ti prego, ti prometto che d'ora in poi farò sempre il bravo. Ma mandali via! Le cinture! Oddio mio! Tirati dal signor Tumi. Ho perso dove il signor Tumi si trovava. Se Tumi non fosse uscito dal termine, l'avrebbero divorato noi. E anche l'aeroplano. Lei sapeva. Non so come, ma sapeva. Ora lo sappiamo anche noi. Che cosa? Che cosa sappiamo anche noi? Sappiamo che cosa succede all'oggi quando diventa ieri. È loro che aspetta. Aspetta i custodi dell'eternità. Che gli stanno sempre alle calcagna per ripulire il sudiciume nel più efficiente dei modi. Divorandolo. Il signor Tumi li conosceva bene. Diceva che questi erano i Langolieri. Oh no! No! Su, forza, avanti! Coraggio!
Aspetti! Ci hanno colpito! Avanti, forza! Devi farcela avanti! Siamo riusciti! Ci siamo staccati da terra! Che succede? Stiamo cadendo! Senta, signor Wong, si sieda, si allacci la cintura e non le accadrà niente! E a riaprirlo. Sta tranquilla. Non lo aprirò. Siamo su. Sapete già cosa faremo ora. Seguiremo la stessa rotta dell'andata. Sperando che il varco che abbiamo attraversato sia sempre lì. Se è sempre lì, proveremo a riattraversarlo. Io vado da Brian. Vieni anche tu? No, io resto con Dinah. Va bene. L'invito a cena è sempre valido. Non l'hai dimenticato, spero. No, non l'ho dimenticato. E non lo dimenticherò. Nemmeno io. Resisti, Dinah. Ti prego, resisti. E se il carburante smettesse di bruciare? Sai già cosa accadrebbe, Bethany. Sì, lo so. Cadiamo, è fine della storia. Ti andrebbe di baciarmi? Sì, tanto. Beh, e allora baciami, no? Più tempo passa, meno ce ne resta. Il tempo va più in fretta, vero? Sì, va più in fretta. Io credo che fra un po' il giorno e la notte si susseguiranno rapidamente come i fotogrammi di un film. Andavamo tutti a Boston per ragioni diverse. Tu perché ci andavi?
Confessa. La notte si avvicina. Beh, perché no? Che senso ha mantenere il segreto di Stato quando hai visto un mucchio di palle da cannone assassine fare a pezzi il mondo? Lavoro nei servizi armati alle operazioni speciali. Svolgo una serie di compiti strani, da quelli più innocui ad altri più nauseabondi. C'è un uomo a Boston che è un politico piuttosto famoso. Quest'uomo lo chiamerò signor O'Banion per facilitare il discorso. È molto ricco, Brian, ed è un acceso sostenitore dell'IRA e dei suoi metodi terroristici. È anche un idealista della specie più pericolosa. Uno che non ha mai assistito alle stragi in prima persona. E tu lo devi uccidere. Solo se fossi costretto. Il nostro signor O'Banion ha un sacco di amici americani potenti e i suoi amici sono i nostri amici. Di conseguenza uccidere il signor O'Banion rappresenterebbe un grosso rischio politico. Ma ha una relazione segreta con un bel pezzo di ragazza. Ed è lei che dovrei uccidere. Come avvertimento? Sì. Come avvertimento. Ecco, ora sai tutto. Ma dimmi di te. Cosa nascondi? Che peso hai sulla coscienza? Io? No. Io non ho niente da nascondere. Però forse ho un peso sulla coscienza. La mia ex moglie è morta in un incendio a Boston. Per questo tornavo là. Il nostro matrimonio è finito male. Eravamo in lite per i bambini. Volevo tenerli io. Lei si opponeva. E allora ho fatto una cosa. Di cui non mi credevo capace. Già. Avrei sempre voluto chiederle scusa. Ma ho aspettato troppo. Io non mi preoccuperei tanto, Brian. Sono sicuro che ti ha perdonato. Se dovessimo uscirne vivi, se torneremo indietro, andrai fino in fondo? Ucciderai quella ragazza? No. No, non vuole più avere incubi, il bravo bambino di mamma Hopewell. Se torneremo sani e salvi, probabilità che sembra piuttosto vaga al momento. Credo che mi ritirerò. Per fare cosa? Beh, potrei fare un corso di volo. Laurel. Preoccuparti per me, allora. Ho già avuto quello che volevo. Cosa? Dinah, non parlare. Ho visto. Vedevo con gli occhi di lui, del signor Toomey. All'inizio tutto sembrava brutto e cattivo a Toomey. Ma verso la fine è stato meglio. Per favore, Dinah, non devi parlare, ti fa male. Ti ho visto, Laura. Sei molto bella. Specialmente i tuoi occhi. Era tutto molto bello. Anche le cose che erano morte. È stato meraviglioso
sai, poter vedere. Daina. Respira, Daina. Parla. Ti prego, Daina, parla. Respira. Ti prego. Ho visto con gli occhi del signor Tumi. Era tutto molto bello. Anche le cose che erano morte. È stato meraviglioso poter vedere. Questo mi aiuterà a vivere. La bambina se n'è andata. Oddio. Così niente più operazione. No, niente più. E Lore sta bene? Sì, più o meno. Ti piace, vero? Qualche amico riderebbe sapendo che mi sono innamorato di una brava ragazza, ma è così. Ha coraggio, Brian. Allora ti auguro buona fortuna, Nick. Ma intanto pensiamo a come tornare indietro. Va bene? Noi siamo più o meno qui adesso. Lo strappo temporale dovrebbe essere lì. Mentre io guido, provi a individuarlo. Certo. Vorrei solo sapere cos'è che devo cercare. Oh, lo saprai quando lo vedrai. Se lo vedrai. Che cosa c'è? Non so, non capisco. Ed è proprio questo il guaio. C'è qualcosa che non va, qualcosa che non mi quadra, ma non riesco a capire cos'è. Brian. Sì. Ci siamo, guarda. Oh mio Dio. Ci siamo, ci siamo! Signore e signori, abbiamo trovato quello che cercavamo. No! È davanti a noi, ci voleremo dritto in mezzo e scopriremo cosa c'è dall'altra parte. Fermo! Fermo, comandante! Continua, penso io a lui. E
Per carità, fermo! Dobbiamo tornare signor indietro! Jenkins. Dobbiamo tornare cerchi indietro! Cerchi di calmarsi, stia fermo, non si preoccupi, andrà tutto bene! Lo strappo, moriremo tutti! Dobbiamo tornare indietro! Mi stia a sentire, stavamo tutti dormendo! Tutti! Quando siamo passati attraverso lo strappo! Maledizione! Torna indietro, Brian! Torna subito indietro! Riusciti a evitarlo? Sì, per poco. Ma perché? Siamo venuti qui apposta. L'abbiamo evitato, vero? Sì, ma vorrei... Bravo, meno male. Ci è mancato poco. E questo microfono? Che diavolo è questa storia? Ascoltatemi tutti. Siamo riusciti a virare appena in tempo. Siamo stati estremamente fortunati. Nonostante la mia stupidità. Ora vi spiego. Quando abbiamo attraversato lo spazio temporale, tutti quelli che a bordo erano svegli sono scomparsi. Adesso siamo tutti svegli. Ancora un attimo. Quindi se riattraversassimo lo strappo da svegli, anche noi scompariremmo. Tutto qui. Tutto qui. Tutto qui! Che facciamo, arrivati a questo punto? Ci dobbiamo addormentare. Addormentarci a comando. Io non ho mai avuto meno sonno in tutta la mia vita. Vieni, proviamo. Non so come si può fare, ma se dobbiamo entrare in quel buco dobbiamo farlo presto. Il carburante basta solo per un'ora, o poco più. Ma ci saranno degli altri aeroporti, no? Ci sono, ma non equipaggiati per un aereo così grande. No, l'unico è Los Angeles. E ci vogliono almeno... 35 minuti per arrivarci, perciò restano 20 minuti al massimo per trovare una soluzione e passare di là. Allora, come facciamo per addormentarci tutti insieme? Non avete dimenticato la cosa più importante? Ammesso che troviamo il modo di addormentarci tutti, chi farà atterrare l'aereo a Los Angeles? Brava, ecco un bel problemino da risolvere. Ma ci deve essere una soluzione, ci deve essere per forza. Sì o no? C'è una soluzione. Certo. Diccela, non tenerci sulle spine. La pressurizzazione, la pressurizzazione. Ma sì, la pressurizzazione! Potreste dirmi di cosa state parlando? Di portare la pressione interna dell'aereo più o meno a metà del valore al livello del mare. A quel punto, boom, crolli come un sasso. Ma resta il problema posto da Laurel. Attraversato lo strappo, come faccio a svegliarmi per atterrare? Uno di noi dovrà restare sveglio per ripristinare la pressione un attimo prima di attraversare lo strappo. E quindi uno di noi dovrà morire.
Purtroppo è così. Non resta che tirare a sorte. Non ce n'è bisogno. Mi offro io. No. Perché devi offrirti tu? Perché non dovremmo tirare a sorte? Perché non Bob o Albert o io? Vieni un attimo con me. Nick, non abbiamo molto tempo. Lo so. Tu dai inizio alla procedura. Vieni. Laurel, credo che possa nascere qualcosa fra noi. Se lo pensi anche tu, dimmelo subito. Non possiamo girarci intorno, non c'è tempo. Sì, lo penso anch'io, può nascere qualcosa. Ma non siamo sicuri, non c'è modo di saperlo. È un problema di tempo, giusto? Di tempo, di sonno e di ignoto. Ma devo farlo io, Laurel. Vedi, ho cercato sempre di tenere un bilancio positivo di me stesso e i miei conti sono tutti in rosso. Ora ho l'occasione di pareggiarli e voglio approfittarne. Non capisco tanto bene quello che... Io vorrei poterti raccontare tutto di me, ma purtroppo non c'è tempo. Mi faresti un favore un po' speciale se uscirai viva da questa storia? Sì, sì, volentieri. Nick! Sì, eccomi. Ascoltami, ascoltami bene. Al ritorno avrei mollato. La mia decisione era già presa. Mollato cosa? Non importa, l'importante è che tu mi creda, mi credi? Io non so, non capisco di cosa parli, ma ti credo, Nick. Nick, ci avviciniamo allo strappo! Un momento, arrivo, maledizione! Senti, mio padre vive a Fluting, un paesetto a una trentina di chilometri da Londra. Chiedi in qualunque negozio del corso del signor Hopewell. I vecchi lo chiamano ancora il capo. Vallo a trovare e digli che volevo mollare, ma devi tenergli testa. Volta le spalle e si mette a bestemmiare quando sente il mio nome. Saprai tenergli testa? Sì. Bene. Riferiscigli quello che ti ho detto. E digli anche che mi hai creduto. E poi... digli che ho fatto di tutto per espiare quello che è successo fuori dalla chiesa a Belfast. A Belfast? Esatto. Se non volesse ascoltarti, tu insisti e digli che deve ascoltarti per le margherite. Per quella volta che ho portato le margherite. Per le margherite che gli hai portato? No, non a mio padre, ma fa lo stesso. Ti ricorderai anche questo? Sì, me ne ricorderò, però... Sta tranquilla. E grazie di tutto, Laurel. Cosa proveremo? Un senso di soffocamento? No, no, un senso di vertigine, un po' di giramento di testa e poi più niente. Esatto. E magari mi ritroverete qui. L'erba cattiva non muore mai, vero Brian? Già, tutto è possibile. Voi andate a sedervi, tu qui, Nick, vicino a me. Ti faccio vedere come e quando farlo. Va bene. Solo un attimo. Al ritorno avresti mollato. Ormai avevi deciso. E se tuo padre non mi vuole ascoltare, mi ricorderò del giorno in cui portasti le margherite. Tutto giusto? Sì, amore mio, alla lettera. Questo è solo per dirci buon viaggio. Vada bene, eh? Sei pronto? Va pure. Sto cominciando a depressurizzare. Stringete bene le cinture. Allaccia anche tu la cintura.
La maschera dell'ossigeno è lì. Sì, sì. Sta tranquillo. Mettiti a nanna. Buonanotte e sogni d'oro. Albert, mi tieni stretta, per favore? Sì. Se ti stringi a me. Niente, amico. È stato un volo indimenticabile. Anche senza film e aperitivi in omaggio. Non devo dimenticarmi di Belfast. Quel giorno dietro la chiesa. Un atto di espiazione. Oh mio Dio. Che spettacolo. Meraviglioso. È vero, Brian. E potrebbe essere altrimenti. Questo è il luogo dove la vita, forse ogni vita, ha inizio. La culla della creazione, la sorgente della vita. I langolieri non sono ammessi oltre questo punto. Controllo Los Angeles, qui volo American Pride 29. Ripeto, volo 29, 29, Mayday. Torre di controllo, notifico stato di emergenza. Lasci stare, è tutto inutile. Si metta a sedere. Si sieda, avanti, si sieda. Scendiamo senza preavviso, c'è un traffico intenso. Non c'è il minimo segno di traffico là sotto. Perché non prova a guardare con i suoi occhi? Siamo sopra Los Angeles, certo. Ma che cosa vede fuori dal finestrino? Glielo dico io. Niente. Assolutamente niente.
Forza, si metta questa. La allacci. Anche questa qui dietro. Allacciate le cinture, signori, stiamo per atterrare. Contro quel camioncino. Maledizione. Posso dire davvero che ci è mancato un pelo. Doveva lasciarci schiantare. Tutti i nostri sforzi, la morte di Dinah e Nick. Tutto per niente. Ci troviamo allo stesso punto. Come prima. Vediamo come stanno gli altri. Scendiamo dall'aereo. Usciremo dalla cabina di pilotaggio. Grazie. Cos'è questo rumore? Sembra il ronzio dell'alta tensione. No, non credo che sia elettricità, anche se non so che cosa sia. È un rumore che non ho mai sentito, comunque. Proviamo a entrare per la porta di servizio della rampa. Fermatevi! Che c'è? Che c'è, Bob? Cosa vede? Beh, quello che vedo è un aeroporto deserto, ma sento degli odori. Carburante. Olio. Gomma, aria di mare, li sento anch'io. Accidenti, è vero. Sì, ma c'è anche un'altra cosa. Sentite. Avete sentito?
Va bene, e con questo, se siamo tornati alla normalità, perché non c'erano luci all'atterraggio? E la gente dov'è? E questo rumore diventa sempre più forte. Vediamo se riusciamo a entrare nel terminal. No, un momento. È evidente che lei sa qualcosa. Prima voglio entrare nel terminal e dare un'occhiata, se non le dispiace. Seguitemi, seguitemi, presto. C'è un'altra porta laggiù. Svelto, Albert. Aprilo e assaggia. Squisito, assolutamente squisito. Bene. E adesso sentite, io credo che succederà tra pochissimo, ma non dobbiamo farci trovare qui, perché potrebbe essere pericoloso. Venite, venite! Andiamo! Albert! Venga! Forza, seguitemi! Ecco, mettiamoci contro la parete. Qui saremo al sicuro, fuori dal flusso di maggior traffico. Che deve succedere? Quando abbiamo attraversato lo strappo diretti a est, siamo tornati indietro nel passato di circa 15 minuti. Si ricorda che l'ho detto? Certo. Ora invece siamo nel futuro. Riattraversandolo, lo strappo temporale ci ha portato nel futuro. Penso di sì. Solo che non siamo tornati in un mondo morto che è andato avanti senza di noi. Siamo tornati in un mondo che aspetta di nascere. Ah, guardate! Non so che cosa sia, ma è meraviglioso. Mi piace, mi piace. Credo che il presente avanzi a grandi passi per raggiungerci. Adesso dobbiamo tenerci forte, ci sarà uno scossone. È fantastico. Guardate, è bellissimo. Guarda, papà. Che c'è? Sto cercando la mamma. Gente nuova, guarda, la gente nuova. Sì, ho visto. Forza, cerchiamo la mamma. Avete sentito? Avete sentito che cosa ha detto? Sì. Noi saremmo niente meno che la gente nuova. Siamo davvero la gente nuova. Non lo so, ma io mi sento così. È stato fantastico. Mio Dio, la cosa più fantastica del mondo. Che forza. Comandante, cosa sarebbe il caso di fare? Io vado fuori a respirare un po' d'aria fresca. Sì. E a guardare il cielo. Sì, ma non è il caso di informare le autorità su quello... Lo faremo, lo faremo, ma prima il cielo. E mangiamo qualcosa strada facendo. Sì, perché no? Guardi, il mio orologio si è fermato. Anche il mio. Già, adesso andiamocene. O c'è qualcuno che vuole prendere un volo verso est? Adesso no, ma presto sì. È lontano, fino in Inghilterra. C'è una persona che devo andare a trovare a Flinting. Là i vecchi lo chiamano ancora il capo. Ma di che diavolo stai parlando? Di Margherite. Io sto parlando di Margherite. Su, forza, andiamo, usciamo, andiamo a vedere il cielo. In quanto a me, la prossima volta che dovrò andare a Boston, prenderò il treno più lento d'America. È un'ipotesi da non scartare. Avanti, ci faccia volare, comandante. Tutti pronti al decollo? Sì, sì. Sono felice. Via! Oh! Urrà!